Allora, sono triste di aver preso il premio Amicone perché se non l'avessi preso Luigi sarebbe qui. Luigi, noi siamo coetanei, eravamo coetanei. Luigi era una persona, nel senso migliore, esagerata. Siccome sono una persona molto morigerata, ma dall'altro lato sono anche esagerata, andavamo molto d'accordo. E sono felice di aver avuto questo premio perché uno squalo, una penna morde uno squalo e mi identifico in questa attività mordace della scrittura. Sarete liberi davvero, è una frase di Gesù che lega la libertà con la verità. Non è possibile essere liberi se non si conosce il senso della propria vita. Se si è nell'oscurità non si è liberi. Se si è nell'oscurità ci si chiude in se stessi, ci si incupisce e tutto sembra una grande difficoltà, come una montagna che non si può scalare. Oggi nel nostro tempo c'è molta paura, forse c'è in tutti i tempi, ma certamente la paura è una terribile caratteristica delle persone della nostra età ed è una terribile compagna perché porta sempre più in basso e fa sembrare impossibili le esistenze. Quindi la libertà coincide con un cambio dello sguardo, invece di lasciarci soffocare dalle ansie di un mondo terribile, guardiamo l'erba nuova che cresce, guardiamo ciò che Dio genera tutti i giorni, tutti i minuti, in noi e intorno a noi e troveremo le strade per la libertà. La libertà non è nella solitudine, non è nella negazione dei rapporti, non è nell'indipendenza da ogni noi, ma è nella scoperta di quelle persone che ci possono far crescere, che ci possono far incontrare la vita.